Ormai sembra quasi ufficiale, l'UDC correrà da sola alle prossime elezioni. Sì, penso che domani Casini annuncerà la sua candidatura, l'UDC è pronta a questa, ad affrontare questa campagna elettorale sui propri valori, per la difesa della sua ispirazione cattolica e per creare un paese che finalmente vuol fare qualcosa. Noi crediamo che ci sia bisogno di realizzare. Casini si candida a premier per realizzare lo sviluppo di questo paese e poi gli elettori decideranno. Siamo convinti che al di là di questo bipolarismo muscolare ci possa essere qualcos'altro e noi ci presentiamo per questo. Nel caso in cui però vincerà il Popolo della Libertà, l'UDC andrà all'opposizione? L'UDC andrà all'opposizione, certo. Se i voti non ci permetteranno di governare, accetteremo la scelta degli elettori e ci collocheremo all'opposizione. Sia chiaro, un'opposizione che non è quella della sinistra. Noi siamo un partito che si candida convinto di essere la vera alternativa alla sinistra. Se riusciremo a convincere i cittadini, dovranno votarci per governare. Certo, se andremo all'opposizione saremo un'opposizione costruttiva, non opposizione come quella della sinistra, che è l'opposizione dei no e non quella dei sì. Sono possibili alleanze con altri partiti di centro? Noi siamo pronti e disponibili a chi vuol fare questa battaglia. Con noi sicuramente, certo dovranno condividere i nostri valori, la nostra storia, credo che questo non sia un ostacolo. Cosa serve alla politica italiana per cambiare marcia? Serve un grande senso di responsabilità, prima di tutto per la politica ma per tutto il paese. Sappiamo che le infrastrutture vanno fatte, che le grandi opere vanno realizzate, bisogna porre dei vincoli sul come vengono fatte, ma bisogna procedere e vanno fatte, perché gli altri stati non aspettano, vanno avanti e noi rimaniamo indietro. Rimanere indietro vuol dire impoverire la nostra gente e mettere in difficoltà specialmente i ceti più deboli. Infine, un giudizio sul candidato premier Veltroni? È un candidato vecchio che sa vestirsi bene da nuovo. È sostenuto da quasi tutti i ministri di questo governo, ministri che sono stati cacciati a casa proprio dall'inconsenso popolare. I cittadini non li hanno apprezzati, Veltroni si è messo una maschera, va avanti, credo che i cittadini non gli potranno dare fiducia, dovranno dare fiducia a Casini, spero.